Diamo il benvenuto allo spazio interviste a, possiamo dirlo, architetto, sì, no, dottore, che brutta, Francesco Masciarelli, appunto. Francesco è benvenuto nel nostro spazio. Francesco è un architetto che si occupa di, appunto, architettura sostenibile, quindi nell'ambito della green economy. È qui nel nostro spazio perché ha finito da qualche minuto il suo intervento all'interno della circonferenza di questa mattina, che appunto si occupava di economia sostenibile, lo diciamo. E senti Francesco, raccontaci un pochino di questa architettura sostenibile. Cioè, si sente tanto parlare di green economy, ma poi è una parola tanto bella, ma che esprime tanti concetti. Dacci una mano a capire un pochino meglio. Green economy. Diciamo quindi che l'architettura sostenibile è una parte. Sì. Del contenuto della cosiddetta green economy. Sì. Parliamolo, diciamolo in italiano, economia verde. Ecco, che ci piace di più, così rende un pochino meglio l'idea. Ci fa un po' capire più che siamo qui, sì, siamo altrove. Io riassumo l'idea di economia verde in tre temi fondamentali. È economia. Ed è uno dei componenti di quello che viene definito sviluppo sostenibile. Il risparmio, le definizioni, tra e così via. Lo sviluppo sostenibile si compone di tre termini, che sono l'economia, l'ambiente e la società. L'equilibrio di questi tre componenti genera uno sviluppo che è effettivamente sostenibile, quindi che compendia, diciamo, le necessità della ricchezza, tra virgolette, con quelle dell'equità e con quelle del rispetto ambientale. In quest'ambito uno di questi elementi è per l'appunto l'economia sostenibile. Io individuo l'economia verde, io individuo tre punti fondamentali di quelli, diciamo, di una possibile potenziale agenda dell'economia verde, che sono in primo luogo il risparmio energetico, in secondo luogo la produzione di energia da fonti rinnovabili, veramente, realmente rinnovabili. Stamattina abbiamo fatto una serie di discorsi che poi abbiamo approfondito un po' su quale sia veramente una fonte energetica che possa essere considerata rinnovabile. E per finire, il risparmio di risorse, che include anche, diciamo, la gestione oculata dei rifiuti, quindi l'economia cosiddetta circolare. Il risparmio energetico è il primo, io lo colloco al primo punto perché è comunque l'argomento di base, cioè è una miniera di, diciamo, economica che non costa nulla all'ambiente. Io riduco le mie esigenze dal punto di vista dei consumi e questo per l'ambiente è assolutamente nulla. Tanto per darvi dei numeri, il concetto di risparmio energetico negli edifici è stimato dalla Commissione Europea come valente 2 milioni di posti di lavoro da qui al 2020, solo per un mese. L'implementazione di fonti energetiche rinnovabili, sempre secondo l'OCSE mi pare, vale 3 milioni di posti di lavoro fino al 2020. L'ottimizzazione della gestione delle risorse nei termini di un 15%, sempre a livello comunitario, può valere attorno ai 2 milioni di posti di lavoro, e l'efficientamento della gestione dei rifiuti un altro mezzo milione di posti di lavoro. Quindi l'economia verde è effettivamente una possibilità di sviluppo economico reale. In quest'ambito chiaramente l'architettura sostenibile è la parte che si compete, quella, diciamo, della progettazione, della costruzione di edifici, che è la cosa di cui io mi occupo professionalmente, che abbiano un impatto sull'ambiente neutro, tendenzialmente neutro. La componente che è prevalente nell'analisi di un nuovo edificio, ma anche nel recupero di un vecchio edificio, è comunque quella energetica, perché l'energia in un edificio di tipo tradizionale impatta sull'ambiente per l'80% dell'impatto complessivo dell'edificio, ma anche il resto non è indifferente, e più riduci la necessità di consumo di un edificio, più diventa importante il resto dell'impatto, quindi, diciamo, tutto quello che c'è attorno al fenomeno della costruzione, dalla produzione di materie prime, al loro trasporto, alla gestione del cantiere, tutta la filiera, si chiama analisi del ciclo di vita. Quindi diciamo che noi analizziamo due aspetti fondamentali: l'architettura che viene sostenibile se ha un ridottissimo consumo di energia e un impatto neutro sul mondo.
altrimenti è bene non costruire. Ah certo, perché se no mancherebbe un pezzo della filiera ovviamente. Senti, peraltro, a proposito di edilizia, senti un po', ma mi risulta che peraltro tu parli alla John Peduto, cioè sei uno di quei un architetti che oltre ad averlo studiato ovviamente, poi ha applicato il metodo, perché tu sì. ti sei fatta la prima casa, mi dicevi prima, che è ovviamente completamente... La prima ed unica casa passiva certificata che c'è in Italia, perché io credo che come... Quindi oltre a dirlo, cioè quindi tu sei uno di quelli come San Tommaso. Sì, diciamo hai che, applicato diciamo, il metodo. Forse possiamo fare un paragone diciamo, generoso nei confronti dell'inventore del vaccino. Cioè io amo poco l'idea di proporre, io credo che sia poco professionale proporre cose che non si conoscono. E certo, mi sembra anche giusto. In modo appropriato. Quando parliamo di edifici con queste caratteristiche parliamo comunque di edifici che hanno un certo livello di sperimentazione. E allora, come appunto il medico che prova il vaccino su se stesso prima di metterlo in commercio, io ho ritenuto opportuno di verificare di persona quali erano le difficoltà concrete e reali di progettazione di questo vaccino e i benefici che era possibile ritrarre da questo tipo di esperienza. Adesso posso dire con tranquillità che è possibile costruire edifici a consumo di energia quasi zero e all'impatto sull'ambiente quasi zero perché io ci vivo dentro. E quindi stessate sicuramente a casa sua non ha sentito il caldo che abbiamo subito noi, vero? Raccontaci un po' il perché, dai, dacci qualche aneddoto, che cosa c'è veramente di innovativo nella tua casa? Cioè, che particolare hanno queste abitazioni? Allora, guarda, io ti dico intanto una cosa che secondo me è molto importante e che è un po' trascurata. Altrimenti rischio di sembrare una specie di ecologista estremo o inventore di castelli in aria. Dunque, io feci questa scelta un po' di anni fa di approfondire questi argomenti perché l'Europa, che diciamo con noi magari è un po' matrigna ogni tanto, come l'Italia, in realtà è un elaboratore di progetti di cultura ambientale che rispetto ai quali noi siamo dei problemi. Che non si dice mai questa no, cosa, questa peraltro, no, perché questa poi dà fastidio perché in realtà impatta favorevolmente certo. sull'ambiente, ma magari un po' meno su certe dinamiche aspetti, economiche certo. speculative. Quindi esistono e sono già state, diciamo, adottate a livello normativo delle direttive comunitarie, e ne cito una in particolare, ma poi ce n'è anche un'altra, che è la direttiva 31 del 2010 che impone, che sottolineo un impone, quindi non è una possibilità di scelta, a far data dal 1 gennaio 2019 per i nuovi edifici pubblici, a far data dal 1 gennaio 2021 per gli edifici privati, lo standard di casa pubblica. Quindi, questo non lo sa, credo, nessuno o se non gli addetti ai lavori. E comunque forse. La politica, come tu sai, io poi mi sono occupato e mi occupo Sì, beh, poi quello lo diremo alla fine adesso. Ma la politica lo evita. Speriamo tutto, andiamo La politica per evita questo argomento perché naturalmente è un argomento scomodo. Ti credo. Diciamo che la nuova, la politica per l'edilizia dell'Europa è una politica edilizia verso il consumo di energia quasi zero e verso l'impatto sull'ambiente prossimo a zero. Questa cosa qui che da noi è vista sicuramente ed è proposta come un problema di carattere impositivo, in realtà va vista in termini positivi. Costruire un edificio che consuma poca energia o che impatta nulla sull'ambiente non ha soltanto la valenza economica per il proprietario di risparmiare sui costi energetici di gestione. Ma ha una ricaduta ovviamente a livello generale. Ma ha una ricaduta a livello generale sull'ambiente, sulla collettività, rispetto alla quale è una piccola cosa, ma naturalmente se tutti lo facessero sarebbe una grandissima. Certo. Tieni conto che il contributo al peso ambientale dell'edilizia in termini di consumi energetici è un terzo del consumo di energia globale e diciamo un po' più di un terzo dell'emissione di gas climalteranti, quindi non è un gioco. Ma c'è un aspetto che è ancora più importante, che è totalmente poco sottolineato e rispetto al quale vi invito a venire, quando è molto caldo o quando è molto freddo, ed è la qualità dell'aria. Tu puoi vivere all'interno di un'abitazione, quando fuori ci sono 40 gradi, a una temperatura di 25 gradi, consumando pochissima energia senza impianto di condizionamento o climatizzazione. Quindi, diciamo, tutti i problemi che sono connessi alla
gestione meccanica del clima, mi sono rimandato ad un progetto che consente la gestione del clima soprattutto alla quella che viene definita con un termine un po' altisonante, architettura bioclimatica, cioè l'edificio è posizionato in una determinata, secondo dei determinati criteri, secondo una determinata esposizione, è costruito secondo determinati criteri e tutto questo fa sì che abbia, che garantisca, nel nostro caso in forma sperimentale un po' spinta, sia un eccellente comportamento invernale che un eccellente comportamento estivo. Tutto il resto è dato da macchine che ovviamente ricambiano l'aria, fanno un po' di caldo, fanno un po' di freddo, ma che sono piccole piccole piccole, quindi il loro contributo è modesto. In realtà è la casa, la sua che circonda e che protegge, ovviamente, perché poi il concetto di casa è il concetto di protezione, cioè d'altronde sin dall'inizio, dalla notte dei tempi, si è costruita una casa intorno, l'uomo si è costruita una casa ovviamente per proteggere se stesso e la propria famiglia, ovviamente, no? Questo è un bellissimo concetto e rilancio quello che dici tu per dire che l'evoluzione è questa. Noi abbiamo all'inizio della nostra storia considerato giustamente la casa come un elemento che ci doveva proteggere, ma che era parte dell'ambiente. Assolutamente, certo. Siamo passati, con purtroppo la logica del consumismo, ad una casa che è diventata un bene di consumo e che si contrappone all'ambiente in termini di protezione quasi in un senso negativo. Sì, perché poi non c'è un rispetto in nessun modo. Oggi noi siamo chiamati, perché la situazione è manifestamente insostenibile, ma non solo in termini economici, in termini ambientali, ma anche in termini sociali. Abbiamo i grandi problemi delle grandi migrazioni, cioè le sperequazioni energetiche costringono la politica, diciamo costringono su un termine legale, ad imporre a certe zone del mondo delle regole che per noi sono completamente diverse. E poi ci troviamo ovviamente i profughi della Siria, sostanzialmente, giusto? Quindi, ragionare di energia e ragionare di un'abitazione, di un sistema edilizio che si contiene nei confronti dell'ambiente in modo ragionevole, è comunque mettere il primo tassello ad un mondo diverso dove queste migrazioni possano essere. Eh beh sì, anche perché poi un po' di, ma sai, sicuramente si parla tantissimo di immigrazione, di rifugiati, in Siria, però molto spesso non si pone la giusta attenzione del perché queste persone stanno arrivando in Europa. Forse perché l'Europa, se fosse un pochino più unita e coalizzata in quelle che da una parte sono le leggi in cui impone predicando bene, magari se le rendesse esecutive, operative, forse avremmo meno bisogno di energia che arriva dall'estero e quindi eviterebbe sicuramente certi conflitti. Però sai, questo è uno spazio in cui mi trovi per anche abbastanza preparata, perché uno dei miei argomenti, dei temi che mi piace parlare molto anche per la mia altra professionalità che svolgo, però purtroppo questo non è il contesto e magari un giorno troveremo un altro luogo per continuare a parlare con l'intervista. Però sicuramente là, intanto ci piace sentire che c'è un architetto giovane che grazie del giovane, è oggettiva la cosa, comunque ci fa piacere che le ringraziamenti. È un architetto giovane che innanzitutto già da tempo ha iniziato a studiarsi qualcosa e quindi si è tolto dalla massa, con tutto rispetto per tutti gli architetti ovviamente, ma è andata alla ricerca ovviamente di qualcosa di innovativo per la sua professionalità e della sua persona. Ma non solo, ma se l'è pure sperimentata in casa, quindi diciamo che parla la giovane veduta, e poi questo ragazzo qua ha continuato a farne ovviamente una battaglia, se vogliamo, perché poi Francesco, possiamo dirlo, insomma, della tua esperienza in qualità di attivista all'interno del Movimento 5 Stelle, attualmente sei un attivista, ma se non ricordo male tu hai fatto proprio anche un'esperienza proprio politica nel Movimento 5 Stelle, di candidatura politica nel Movimento 5 Stelle. Ce ne vuoi parlare un pochino così da play, visto che abbiamo ospitato allora l'ex assessore la Lorena Pesaresi del Partito Democratico, poi abbiamo ospitato l'assessore, l'attuale assessore dell'associazionismo, che è ovviamente il centrodestra, adesso però abbiamo anche un attivista del Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo che copriamo tutto l'arco costituzionale. Beh, diciamo che copriamo un'esperienza delle persone che poi scelgono con quale coalizione politica, la vedo così, un pochino più allora, elegante, sì, questa diplomazia. Diciamo questo, allora, sono un attivista del Movimento 5 Stelle, ho fatto esperienza
anche a livello di candidatura come candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle. Implicitamente la domanda potrebbe essere: perché hai scelto il Movimento 5 Stelle? No, io assolutamente, però se poi te lo chiedo, allora te lo chiedo, perché proprio il Movimento 5 Stelle? E perché il Movimento 5 Stelle in questo momento storico è l'unica, non so neanche se è corretto parlare di forza politica, comunque è l'unico movimento all'interno del quale una persona con la mia, con il mio vissuto, con la mia esperienza, diciamo, professionale in termini ambientali, ma anche poi in termini, che so, scelte di vita, piuttosto che di salute, piuttosto che di alimentazione, eccetera, è l'unico movimento dove questo tipo di istanze possono trovare una, diciamo, concreta applicazione, quantomeno a livello di tematiche programmatiche, perché poi noi naturalmente abbiamo il limite del fatto di essere sostanzialmente all'opposizione, ma comunque anche nell'ambito dell'opposizione, io giustamente giustamente te, sono, comunque rimango un attivista, quindi svolgo comunque un'attività di supporto ai consiglieri che abbiamo eletti in comune in regione. Io ad esempio ho contribuito alla scrittura del programma del Movimento 5 Stelle per il Comune di Perugia, per le tematiche ambientali in ambiente. Quindi diciamo che la tua parte di questa esperienza, assieme ad altre. Certo, che però l'hai anche canalizzata appunto positivamente in un concetto politico dove la politica deve essere a servizio ovviamente del cittadino e quindi di colui il quale si deve avere il concetto di affidamento, che se una persona glielo dice non deve mettere in discussione che lo sta dicendo perché c'è dietro un gioco, ma di più lo dice perché ha ragion veduta, c'è sostanza. Oltretutto c'è il fatto che è l'argomento fondamentale di cui parlava, se non mi ricordo male, addirittura Gabriel in uno dei suoi bellissimi spettacoli, libertà e partecipazione. È importante che, e questo è secondo me un messaggio di grande importanza del Movimento 5 Stelle. Lo stimolo. La propaganda politica qua. No, ma dicevo, lo dico in termini generali, cioè lo stimolo alla partecipazione. Riccardo, io partecipo come cittadino, do il mio contributo ed è un contributo che, grazie alla presenza di questo, diciamo, di questo movimento, può arrivare fino al livello istituzionale. Quindi noi in comune, in questo momento per esempio abbiamo in discussione con il Perugia un ordine del giorno sulla riduzione del consumo del suolo, ma tantissimi altri ne abbiamo predisposti e ne predisporremo sull'efficienza energetica, sui rifiuti, su tematiche sociali. I cittadini diventano quindi parte e possono dare un loro contributo concreto al miglioramento della politica istituzionale. In questo senso, devo dire, questo spazio del movimento è uno spazio che c'è. Mentre non si può dire altrettanto, ma qui ci fermiamo. Va bene Francesco, io che dire, intanto ti ringrazio per essere stato nostro ospite e in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro, che mi sembra insomma che c'è tanta roba da fare. E come dicono gli ambientalisti, viva il lupo. Ah beh, giustamente, perché dire crepi lupo non è più carino. Grazie di nuovo.